Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi il mercoledì 10, noi siamo qui per continuare la lettura del libro di Levitico, il terzo libro della parola di Dio, il terzo libro della Torah, che è l'Antico Testamento o che fa parte del Pentateuco, i primi cinque libri di legge, di istruzione della parola del nostro Signore. Durante questa giornata noi leggeremo oggi, che è il 10, noi leggeremo Levitico capitolo 4, l'intero capitolo, ma leggeremo il capitolo 5 fino al versetto di numero 13. Domani noi ripartiremo dal versetto 14 del capitolo 5 fino al capitolo 7. Però leggiamo quest'oggi. Levitico capitolo 4, l'intero capitolo, capitolo 5 fino al versetto 13. Ecco la parola del Signore. Capitolo 4, Levitico. Il Signore disse ancora a Mosè: parla ai figli di Israele e di loro, quando qualcuno avrà peccato per errore e avrà fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, se colui che ha peccato è un sacerdote che ha ricevuto l'unzione in tal modo ha reso colpevole il popolo, egli offrirà al Signore per il peccato commesso un toro senza difetto come sacrificio espiatorio. Condurrà il toro all'ingresso della tenda di convegno davanti al Signore, poserà la mano sulla testa e lo sgozzerà davanti al Signore. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione prenderà del sangue del toro, lo porterà dentro la tenda di convegno, intingerà il dito nel sangue e aspergerà quel sangue sette volte davanti al Signore di fronte alla cortina del santuario. Il sacerdote quindi metterà di quel sangue sui corni dell'altare dell'incenso aromatico all'altare che è davanti al Signore nella tenda di convegno e spargerà tutto il sangue del toro ai piedi dell'altare degli olocausti che è all'ingresso della tenda di convegno. Toglierà dal toro del sacrificio per il peccato tutto il grasso e il grasso che copre l'interiora e vi aderisce, i due rognoni e il grasso che c'è sopra che copre i fianchi, la rete del fegato da staccarsi insieme ai rognoni, nello stesso modo in cui queste parti si tolgono dai bovini del sacrificio di riconoscenza. Il Signore le farà bruciare sull'altare degli olocausti, ma la pelle del toro e tutta la sua carne con la testa, le gambe, l'interiore e gli escrementi, ciò, tutto e il resto del toro lo porterà fuori dell'accampamento, in un luogo puro, dove si gettano le ceneri e lo brucerà con il fuoco sulla legna sopra il mucchio delle ceneri. Se tutta la comunità di Israele ha peccato per errore, senza accorgersene, e ha fatto qualcuna delle cose che il Signore ha vietato di fare, rendendosi così colpevole, quando il peccato che ha commesso viene conosciuto, la comunità offrirà come sacrificio espiatorio un toro che condurrà davanti alla tenda di convegno. Gli anziani della comunità poseranno le mani sulla testa del toro davanti al Signore e il toro sarà sgozzato davanti al Signore. Poi il sacerdote che ha ricevuto l'unzione porterà del sangue del toro dentro la tenda di convegno. Il sacerdote intingerà il dito nel sangue e farà sette aspersioni davanti al Signore di fronte alla cortina. Metterà di quel sangue sui corni dell'altare che è davanti al Signore nella tenda di convegno. Spargerà il sangue ai piedi dell'altare dell'olocausto che è all'ingresso della tenda di convegno. Toglierà dal toro tutto il grasso e lo brucerà sull'altare. Farà con questo toro come ha fatto con il toro offerto quale sacrificio espiatorio. Così il Signore farà l'espiazione per la comunità e le sarà perdonato. Poi porterà tutto il resto fuori del campo e lo brucerà come ha bruciato il toro precedente. Questo è un sacrificio espiatorio per l'assemblea. Se uno dei capi ha peccato facendo per errore qualcosa che il Signore suo Dio ha vietato di fare e si è reso così colpevole, quando gli sarà dato di conoscere il peccato che ha commesso, condurrà come sua offerta un capro, un maschio fra le capre, senza difetto.
Poserà la mano sulla testa del capro, lo sgozzerà nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Davanti al Signore è un sacrificio espiatorio. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue del sacrificio espiatorio, lo metterà sui corni dell'altare degli olocausti e spargerà il sangue del capo ai piedi dell'altare dell'olocausto. Farà poi fumare tutto il grasso del capro sull'altare come ha fatto con il grasso del sacrificio di riconoscenza. Così il sacerdote farà l'espiazione per il suo peccato e gli sarà perdonato. Se qualcuno del popolo pecca per errore e fa qualcosa che il Signore ha vietato di fare, rendendosi colpevole, quando gli sarà fatto conoscere il peccato che ha commesso, condurrà come sua offerta una capra, una femmina senza difetto, per il peccato che ha commesso. Poserà la mano sulla testa della vittima e la sgozzerà nel luogo dove vi sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue della capra, lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spargerà tutto il sangue della capra ai piedi dell'altare. Il sacerdote toglierà tutto il grasso dalla capra come si toglie il grasso dal sacrificio di riconoscenza e lo farà bruciare sull'altare come un profumo soave per il Signore. Così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato. Se questi invece porterà un agnello come sacrificio espiatorio, dovrà portare una femmina senza difetto. Poserà la mano sulla testa dell'agnello e lo sgozzerà come sacrificio espiatorio nel luogo dove si sgozzano gli olocausti. Poi il sacerdote prenderà con il suo dito del sangue del sacrificio espiatorio e lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e spargerà tutto il sangue della vittima ai piedi dell'altare. Toglierà dalla vittima tutto il grasso come si toglie il grasso dall'agnello del sacrificio di riconoscenza. Il sacerdote lo farà bruciare sull'altare sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Levitico capitolo 5. Come ho detto precedentemente, noi leggeremo fino al versetto 13. Una persona pecca se, udite le parole di giuramento, quale testimone non dichiara ciò che ha visto o ciò che sa, porterà la propria colpa. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato qualcosa di impuro, come il cadavere di una bestia selvatica impura, di un animale domestico impuro o di un rettile impuro, rimarrà egli stesso impuro e colpevole. Quando uno, anche senza saperlo, avrà toccato un'impurità umana, qualunque delle impurità che rendono l'uomo impuro, appena viene a saperlo, diventa colpevole. Quando uno giura con le labbra parlando senza riflettere di fare qualcosa di male o di bene, proferendo con leggerezza uno di quei giuramenti che gli uomini sono soliti pronunciare, quando viene a saperlo, è colpevole delle sue azioni. Quando uno dunque si sarà reso colpevole di una di queste cose, confesserà il peccato che ha commesso. Porterà al Signore il sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso. Porterà una femmina del gregge per una pecora o una capra come sacrificio espiatorio e il sacerdote farà per lui l'espiazione del suo peccato. Se non ha mezzi per procurarsi una pecora, porterà al Signore come un sacrificio per la colpa, per il peccato che ha commesso, due tortore o due giovani piccioni, uno come sacrificio espiatorio, l'altro come olocausto. Li porterà al sacerdote e il quale offrirà prima il sacrificio espiatorio, tagliandogli la testa vicino alla nuca, ma senza staccarla del tutto. Poi spargerà del sangue del sacrificio espiatorio sopra uno dei lati dell'altare e il resto del sangue sarà fatto colare ai piedi dell'altare. Questo è un sacrificio espiatorio. Dell'altro uccello farà un olocausto secondo le norme stabilite. Così il sacerdote farà quel tale l'espiazione del peccato che ha commesso e gli sarà perdonato. Ma se non ha mezzi per procurarsi due tortore o due giovani piccioni, porterà come una sua offerta per il peccato che ha commesso
la decima parte di un efa di fior di farina come sacrificio espiatorio, senza mettervi sopra né olio né incenso, perché è un sacrificio espiatorio. Porterà la farina al sacerdote, il sacerdote ne prenderà una manciata piena come ricordo e la farà fumare sull'altare sopra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. È un sacrificio espiatorio. Versetto 13. Così il sacerdote farà per quel tale l'espiazione del peccato che quello ha commesso in uno di quei casi e gli sarà perdonato. Il resto della farina sarà per il sacerdote come si fa nell'oblazione. Parola del Signore. Quindi io ti aspetto domani perché il giovedì, domani, noi leggeremo Levitico capitolo 5 iniziando dal versetto 14. Io ti do un fortissimo abbraccio, un santo bacio nel Signore, sperando che il Signore possa continuare a guidare la tua vita e tu possa comunque e ovunque ascoltare, leggere e soprattutto ubbidire, praticare la parola del Signore. Dio ti benedica nel nome di Gesù.